Flavia Capone e poi sentiamo la professoressa Cappelletti. Infatti non è tanto un problema di quantità di pittrici, ma di narrazione di pittrici, cioè di quello che arriva a noi e di quello che viene raccontato spesso da uomini. E quindi diciamo che lì c'è stato un po' un nascondimento, ecco, delle pittrici anche molto brave. È un libro sicuramente molto interessante. Io in realtà sono laureata in storia dell'arte, ma posso vergognarmi lo stesso di non ricordarmi un sacco di cose che invece avrei dovuto tenere a mente. E ci sono delle figure bellissime, ho molto apprezzato la parte sull'autoritratto delle pittrici, appunto con Sofonisba Sbanghissola, la stessa Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, tutto ciò che loro potevano inserire all'interno dei loro autoritratti per raccontare la propria professione, il proprio ruolo e anche, diciamo, la propria importanza in un ambiente che era effettivamente in mano alla narrazione maschile. Questo è sempre molto affascinante. Professoressa, ha sentito queste analisi, cosa vuole aggiungere? Prima di tutto anche io voglio ringraziare per queste letture così approfondite e anche per questi ganci ad altri ambiti e al presente. Quello della memoria è un tema importantissimo ed è chiaramente un tema che è insito nel ritratto. Il ritratto si fa per non dimenticare gli antenati, per non dimenticare i personaggi che possono essere ancora in ogni epoca degli esempi. Quindi perché si faceva il ritratto delle donne? È chiaro che all'inizio si faceva il ritratto per la loro bellezza, ma anche perché potevano continuare a comunicare valore, e questo è molto importante, cioè ottenere il proprio ritratto voleva comunque dire di poter essere ricordate, di poter essere trasmesse alla posterità e anche all'eternità, perché nell'aspirazione degli artisti, nell'aspirazione di tutta l'arte e della pittura c'è questo desiderio di battere e di contrastare il tempo. E poi l'altra cosa che volevo dire è che sono molto interessanti i personaggi che combattono contro i pregiudizi, no? L'abbiamo sentito prima a proposito del romanzo Pioggia, e anche i personaggi che io ho scelto in questo libro sono donne che sempre hanno combattuto contro i pregiudizi, quindi questo è un aspetto che veramente volevo sottolineare, perché mi è venuto in mente da questi così i protagonisti così affascinanti, ma anche così veri, così malandati, così feriti dei libri di De Giovanni. Quindi insomma questo è vero, sono più interessanti quando hanno qualcosa contro cui combattere.